Torna e con grande riscontro di pubblico la Settimana Europea dell'Energia Sostenibile, che ha ufficialmente aperto i battenti sabato 22 giugno a Mestre, organizzata dall'associazione Nord-Est-Sud-Ovest e patrocinata da 18 enti. Fin dalle prime battute ha riscosso interesse e partecipazione da parte dei cittadini e non solo, anche da parte delle aziende. In effetti è proprio a loro e alle aziende, appunto, che la settimana si rivolge, cercando di far capire come sia importante la produzione di energia pulita da fonti rinnovabili. Abbiamo avuto moltissime presenze sia da parte degli operatori del settore, ma anche tante richieste da parte del pubblico che ha affollato il nostro maxi gazebo in Piazza Ferreto prendendo molto materiale, un dato molto positivo. L'Italia, al secondo posto nella produzione di energia pulita, vede però il Veneto ancora dipendente dalle altre realtà, nonostante il primato industriale. E proprio per questo la necessità di una diversificazione energetica e di un maggiore investimento sulle energie che non inquinano, come i combustibili fossili, è più che mai necessaria. Il Veneto purtroppo è la regione con la più alta dipendenza da fuori regione per quanto riguarda il consumo di energia, ossia solamente il 30-35% dell'energia che consumiamo è prodotta qua nel Veneto e quindi siamo la regione purtroppo più indietro in Italia da questo punto di vista, visto anche il blocco della centrale di Porto Tolle che ha determinato questa situazione che dura ormai da una decina d'anni della discesa del Veneto nell'autosufficienza. Evidentemente bisogna fare qualcosa anche su questo fronte. Oggi dunque si concluderanno i lavori del convegno Energia ed Edilizia Sostenibili alla presenza del ministro Andrea Orlando. Un tema, quello della costruzione, che nel Veneto, anche alla luce del particolare momento di crisi, è davvero sentito nel campo energetico. Sappiamo che l'edilizia è un settore che consuma molto energia, le nostre case sono energivore, dobbiamo mettere in atto tutti quegli accorgimenti dal cappotto al cambio dei serramenti, a sistemi di riscaldamento e di raffrescamento più efficienti per risparmiare energia.